Ok, oggi sono super motivata, mi sento super piena di energie, boh, stamattina mi sparo 6 ore senza pause, via, si parte, ok? Chiariamo subito una cosa, quando parlo di studiare con le pause intendo di darsi uno schema predefinito da seguire, come generalmente faccio io, 50-10, 50 minuti di studio e 10 di pausa. Questo non è uno schema che deve andare bene per tutti, c'è chi preferisce fare sessioni di 90 minuti e chi invece si sta allenando per farle di 30, ok? Quindi cercate di trovare lo schema che si adatta di più alle vostre esigenze. Quando invece parlo di studiare senza pause, intendo fare un'unica sessione filata di studio e quindi tipo 3, 4, 5 ore senza pause nel mezzo. Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale. Io sono Annalisa e parlo prevalentemente di studio e produttività. Il mio obiettivo qui è portarvi la mia esperienza sperando che possa essere d'aiuto per voi. Oggi parliamo, come avrete intuito, di è meglio studiare con le pause o senza le pause? Qual è la principale differenza da tenere in considerazione nel momento in cui bisogna fare una scelta del genere? Il vostro mindset. Ci sono persone che pensando Dio, studiare 4 ore gli viene la confusione. E quindi giustamente non è la via giusta per te studiare senza pause. In questo senso, studiare con le pause può essere una scelta migliore perché tu puoi dire: ok, studio per i prossimi 50 minuti e poi mi fermo, inizio a fare questi 50 minuti. È un po' come il senso di oddio, devo studiare tutto sto libro, sono 1000 pagine, non ce la farò mai. No. Guarda quei 50 minuti, studia quei 50 minuti come se tutto il tuo esame dipendesse da quei 50 minuti che stai per iniziare. Questo a livello di mindset, lo studiare con le pause può essere molto d'aiuto perché vi può dare un input a iniziare. Ok, faccio un primo passo e poi dopo andrò avanti. Al contrario, però, cosa può succedere? Che alla fine di questi 50 minuti tu sia così tanto focalizzata o focalizzato che il timer che suona ti va quasi a creare un problema. E allora in questo senso non avrebbe senso andare a perdere un focus che ci hai messo così tanto a trovare, anche perché tieni presente che quando farai la tua pausa e la tua pausa finirà, il tuo cervello nei primi minuti della sessione dovrà riattivarsi e quindi farà un altro sforzo in più perché deve ritrovare quel focus che ha perso nel momento in cui è suonato il timer alla fine dei 50 minuti. Quindi, mentre studiare con le pause in termini di mindset può essere top, d'altro canto può costarvi un po' di tempo in termini di ripartenza cerebrale. Io, esattamente per questo motivo, spesso in caso di difficoltà di concentrazione, stanchezza e io stessa per stanchezza, nei periodi in cui sono in sessione, in cui sono molto stanca, preferisco studiare con le pause perché dico: ok, non ti agitare. Facciamo questi 50 minuti e poi il resto si vede. Quindi questa cosa mi aiuta molto perché io sono sincera, in quei periodi in cui sono proprio distrutta, non riesco a studiare 5 ore senza una pausa. Tenete presente che tutto quello che io vi dico qua è testato, non è. Sono tutte esperienze che io ho provato, ho fatto gli esperimenti su me stessa in diversi periodi, quindi tutto quello che vi dico deriva dalla mia esperienza sempre. Quindi nei periodi di forte stanchezza per me studiare senza pause è quasi impensabile. Ma cos'è successo in questi giorni sul canale dello Study With Me? Che io ho smesso di fare le pause. Ho smesso di fare le pause in primis perché devo recuperare un po' di tempo e quindi non mi posso permettere di fare così tante pause. Ma soprattutto perché sento che in questo momento riesco a raggiungere un determinato focus che mi irrita dover smettere di studiare al termine di quei 50 minuti, visto che poi, come vi dicevo, dovrò ritrovarlo quel focus. In questo momento sento di poter reggere sessioni di studio più lunghe e sento che questo mi porta dei risultati. Quindi preferisco attuare questo pattern per stare più concentrata sul lungo termine. Sento che riesco a stare più ore concentrata e ad essere più produttiva in questo modo. Vi do dei consigli assolutamente essenziali per attuare questi due metodi e poi vi spiego anche come provare a decidere. Innanzitutto, se scegliete di studiare con le pause, datevi uno schema fisso, non fate le cose da cavolo di cane, studio un po', poi faccio un po' di pausa. No, quanto riesco a stare concentrata? Quanto voglio provare a stare concentrata? 20 minuti? 30 minuti? 40 minuti? Ok, e questa scelta fatela senza badare troppo a quello che fanno gli altri, quasi tutti studiano con le sessioni di 50 minuti, ma se tu senti che puoi farne 90, o se senti che 50 sono troppi, trova il metodo migliore per te.
quello è l'importante, che tu riesci a raggiungere i tuoi risultati, quindi è il tuo metodo che devi trovare. Nel momento in cui fai le pause, è di vitale importanza che assolutamente no Instagram, no serie TV, no tutte queste attività che ti fanno male. Esci, apri la porta, fai arieggiare la stanza, prendi una boccata d'aria, guarda un punto lontano per 30 secondi, riposa gli occhi, riposa la mente. Se prendi il telefono e inizi a guardare Facebook, Instagram, questa cosa ti rincoglionisce un po' e non è esattamente il top, e soprattutto quello non è fare pausa e non è riposare né gli occhi né la mente. E questo, anche se magari non lo sai, lo pagherai poi in termini di reiniziare a studiare e di concentrazione. Quindi, assolutamente di vitale importanza non usare il cellulare e cercare di fare un'attività che davvero possa portarti del riposo nel momento in cui fai quei 10, 15, 20 minuti di pausa. D'altro canto, se invece decidete di fare le lunghissime sessioni, quindi 3, 4, 5 ore senza pause, dovete attrezzarvi come se steste andando in guerra. Quindi prendete tutto quello che vi può servire: acqua, snack, cercate anche di prediligere la qualità degli snack, magari frutta secca, cose che comunque aiutano anche le funzioni cerebrali, l'energia, eccetera. Quindi acqua, cibo, prendete tutto il materiale di cui avete bisogno, cercate di stampare preventivamente tutto, pulite la scrivania, lavorate in un ambiente ordinato, spegnete tutto quello che non vi serve, mettete il cellulare in un'altra stanza, ok? Dovete crearvi una cupola all'interno della quale sapete che potete stare assolutamente focused per un tot di ore. Quindi andate proprio a crearvi un ambiente che vi permetta, che vi venga incontro in questa ardua missione. Tra l'altro, se avete bisogno di un po' di motivazione, vi lascio in descrizione un video che io questa settimana sto amando, il video della settimana, quindi andatelo a vedere, ve lo consiglio. Quindi, per concludere, alla fine di questo video, cosa è meglio? La risposta è: non c'è una cosa meglio dell'altra, siete voi che dovete testarvi anche quotidianamente sulla base di come vi sentite, come siete col giorno, quanta energia avete, come vi sentite focalizzati, se avete dei pensieri per la mente. Quindi non abbiate paura di prendere una scelta diversa giorno per giorno, ma cercate sempre di prendere una scelta che sia adatta per quel giorno. Ok, oggi sono super motivata, mi sento super piena di energia e stamattina mi sparo 6 ore senza pause, via, si parte, ok? Buttatevi su Discord, fate 3 ore su Fore, non lo so, cercate di caricarvi, andate, via, si parte. Se invece un giorno vi svegliate un po' più giù, un po' più mogi, un po' più demotivati, non avete voglia, non ce la fate, siete stanchi, ok, l'importante è iniziare e l'importante è fare qualcosa. Quindi, se proprio senti di non aver voglia, adesso studio per 20 minuti. Metto un timer, cascasse il mondo, io almeno 20 minuti li faccio. Che so che 20 minuti possono sembrare stupidi, ma se abbiamo bisogno di iniziare, non importa il tutto, importa iniziare. E iniziare è la parte più difficile. Quindi mettetevi un timer e iniziate a provare a fare un passetto, ok? Quindi spero che questo video vi sia stato d'aiuto come al solito. Lasciatemi un commento per qualsiasi domanda e anche un like se il video vi è piaciuto. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, e se avete delle richieste particolari, lasciatemi un commento o mandatemi un messaggio, perché cerco sempre di soddisfare le vostre richieste e ne sarò molto felice. Io vi ringrazio per tutto il supporto che mi arriva quotidianamente. Detto questo, in bocca al lupo per i vostri esami e ci vediamo nel prossimo video.